Allora, Massimo Montanari è una guida che da 15 anni ha scoperto la bellezza della lentezza e l'ha scoperta attraverso l'utilizzo dell'asino. Perché l'asino è lento, ma soprattutto è un grande osservatore, quindi gli occhi grandi dell'asino ci insegnano ad osservare bene il territorio, a guardare bene quello che c'è intorno, e quindi è un modo veramente completo per esplorare la natura. Quindi attraverso l'occhio dell'asino il cammino diventa diverso, diventa più profondo, diventa più dolce e diventa veramente un altro modo di scoprire l'ambiente, la natura e tutte le bellezze del paesaggio. Tutto questo avviene attraverso un'empatia straordinaria che l'asino ha in sé, che è quella di essere un animale curioso, simpatico, in un certo senso è un animale bambino, ha del bambino la bellezza della curiosità e della creatività nel fare le cose. E poi un animale pensante, perché prima di fare un passo ci pensa sempre due volte, quindi questo è anche un monito per noi umani, essere più profondi, guardare meglio le cose e pensandoci. L'asino è un compagno di viaggio, che ti porta verso orizzonti infiniti, ovunque, in qualsiasi posto, non ti pugni limiti con l'asino. Così in una piazza come attraversare un paese, una mulattiera, un crinale, attraversando fiumi, sulle rive dei laghi, cioè l'asino va ovunque e ovunque riesce a farti scoprire veramente un modo di vivere. Quindi è un grande esempio per noi umani. Il trekking con l'asino è l'essenza stessa di questo modo di vivere, perché si cammina a fianco di un animale che ti carica materiali, nel caso del trekking le tende, il sacco a pelo, la cucina da campo a volte, quando i trekking sono in completa autonomia. E questo assume in sé il senso della carovana, quindi l'asino ti fa ritornare a quello che una volta era lo spostarsi veramente in gruppo, perché riesce a creare anche questa cosa, cioè la camminata con l'asino diventa una camminata di socializzazione, diventa una camminata insieme, perché loro portano la roba di tutti, quindi non portano la roba di qualcuno, e questo si entra in un clima comunitario veramente molto bello e ricco di scambi emozionali. Allora, questa Ginevra è un'asina irlandese, è una delle asine che utilizziamo nelle animazioni con i bambini, ad esempio qui la festa del camminare, insieme a Gradisca, Greta o la Giustina, che è un'altra asina un po' più piccola, ma tutte hanno la prerogativa di essere molto tranquille, quindi anche in una piazza in mezzo magari alle automobili o a tanti piccoli rumori sono sempre tranquilli. Questa è la bellezza dell'asino, in qualsiasi posto dove va si sa adattare all'ambiente che c'è intorno e crea un clima distensivo veramente molto tranquillo. E questi animali sono qui in questi giorni per insegnare ai bambini la bellezza del camminare lento, un primo approccio all'escursionismo e all'esplorazione, quindi lungo la tagliera o attraverso le strade e le vie di Bolzano città si va a spasso con gli asini che tengono compagnia ai bambini. Sono dei veri compagni di viaggio che in questi giorni del Festival del Camminare insegneranno senz'altro delle cose belle.